Ma va, fa in culo assorto, va. Cretino, scemo e rimbambito. Ma va, fa mucca a mamma, va. Voglio. Ma non vado a beccare nello scompartimento, eh? Uno scacaticchio fa. Dico, ma Ferrovie dello Stato, vogliamo fare qualche cosa? Vogliamo, fare uno scompartimento a parte per queste persone? Dove andremo a finire, dico io. Waiterista! Dunque, ragazzi, benvenuti, ok? È un saluto, un grande saluto a tutti gli iscritti e chi si iscrive al canale, modestamente. Ringrazio i nuovi iscritti per essersi iscritti al mio canale. Ok, continuiamo, 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 ok, a supportare il canale. Mi raccomando, vi invito sempre a lasciare il like e iscriverti al canale. Dunque, Marietto, Marietto, vedi che le cazzate vengono sempre a galla, eh? I cazzari vengono sempre, no, non sono più gli stronzi che vengono a galla, mo sono i cazzari che vengono a galla. Marietto, Zang è tornato nel mondo del calcio. Dico, ma come? Tu, i tuoi cazzari, ok, che avete fatto comunella, ok, state seguendo il gregge dei cazzari ormai. Come dici? Come? Ah, no, ah, no, sì, ah, no, sono cazzate, giustamente, perché noi viviamo su Narnia, giustamente, certo, hai ragione, certo, come sempre, quelle che magari possono essere notizie vere, ok, per te sono cagate, quelle che ti racconta lo scagaticchio, e invece sono cose vere, certo, è giusto, è giusto, hai ragione, Marietto, hai ragione, hai con perfettamente ragione, hai perfettamente ragione, ragazzo. Hai perfettamente ragione. Noi viviamo su Narnia, ma secondo me nel mondo dove vivete, non vivete, vivete voi, ok? Diciamo così, diciamola così. Ancora lo devono scoprire, perché voi secondo me, non lo so, forse perché, come hai detto, da quello che hai detto e da quello che ho capito, tu sei buddista, forse da quando fai le tue, diciamo, cerimonie, accendi gli incensi. Forse con quegli incensi è tipo droga orientale, ormai ti ha portato in un mondo tutto tuo. Tu e il tuo milanismo, com'è che hai detto oggi? Quel colore blu che sa di muco. Ma io posso dire, quel rosso brutto, quel brutto rosso che sembra sangue mestruale, quello che puzza, cioè, vi rendete conto? Sangue mestruale, che schifo. Che schifo. Che schifo, pure le donne lo odiano, pure le donne lo odiano. Il sangue mestruale, quel rosso di sangue mestruale, che schifezza. Stavo dicendo, Zang è tornato. Zang è tornato, sta per tornare nel mondo del calcio. Sta per tornare nel mondo del calcio. Ma come? Dico io. Ma tu non eri quello, tu e i tuoi amichetti, ok? Che Zhang è sparito, Zhang è in carcere, Zhang è fallito, Zhang è qui e Zhang là. Vedi che le cazzate poi vengono sempre a galla? E poi ti vengono a dire magari c'è qualcuno che si ricrede, perché certo, perché è così, perché poi dalle cazzate passi per cazzaro, perché poi le cose vengono a galla, magari la verità può venire a galla, dico magari, stando alle ultime notizie, da quello che ho visto oggi, pare che Zhang o il gruppo Suning addirittura, vabbè, Zhang, il gruppo Suning, è la stessa cosa. Non è una cosa imminente, non è una cosa imminente, ovviamente. Sta tornando nel mondo del calcio, sta comprando una squadra portoghese, il Portamonense, che cazzo ne so io, vabbè, io l'ho chiamata il Porta Maionese, quel vassoio che porta la maionese, vabbè, l'ho chiamata così. Ed è pronto a comprare la squadra per 80 milioni di euro. E dico io, ma come non era fallito? Ma come non aveva una lira? Ma, mistero, mistero. Ah beh, già è vero, tu continuerai a dirmelo. Sono cazzate. Non credete ai giornali, non credete ai siti, non credete questo, non credete a quello.
Ma è bello che però tu realmente credi alle cagate che per te sono cose vere. Però se tu, come dici, la Gazzetta Interista tutte le mattine, che sembri il TG, ok? Il TG del Marietto, il TG della tribù dei Cazzari, che vai a elencare, vai a leggere tutte le notizie perché non parlano di Milan, perché parlano solo di Juve, di Inter, scusate, di Inter, faccio pure l'inchino. Perché il giornale interista bla 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 bla. Ma dico io, ma se non ti piace così tanto la Gazzetta, che cazzo la leggi a fare? Che cazzo la leggi a fare? Eh? Se per te sono tutte cazzate quelle che vai a vedere, che cazzo le commenti a fare? Che cazzo le vai a vedere a fare? Come tu inviti, ok? Come tu inviti nei tuoi video dicendo, ma se io non vi piaccio, perché mi guardate? E se a te non ti piace la Gazzetta dello Sport, perché la vai a leggere? Mi sembra semplice, no? Cioè, voglio dire, è semplice la cosa. Comunque, volevo appunto dire questa cosa qua, che le cazzate vengono sempre a galla. È una specie di vittoria, diciamo. Magari ancora, magari è vero che non è detto niente, magari è una cazzata, però. Staremo a vedere, staremo a vedere. Pare che perché sono più voci, molte voci, che confermano questa cosa dell'affare che Zhang o Suning sta portando a termine, ma non in una cosa imminente, forse probabilmente, cioè non probabilmente, sicuramente è una cosa per l'anno nuovo, cioè il 2025, che si prenderà questa squadra portoghese. Comunque, che dire, se il video vi è piaciuto lasciate il like, mi raccomando iscrizione al canale e il vostro buon cuore se volete condividete, 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 condividete questo video. Un abbraccio a tutti, una buona serata dall'Interista.